Allora, eccoci qua, superati i controlli all'ingresso nella prima stanza, la sala Luigi Antonio Ferrari, presidente onorario dell'ente mostra, che oggi, quest'anno, compie 50 anni. Qui un omaggio all'arte orafa abruzzese, ossia ai maestri del secolo. Testi e allestimenti a cura di Adriana Gandolfi. Ringraziano Mario Costantini e Candido Rego della città di Pemene per la preziosa collaborazione. Adesso iniziamo ad ammirare i vari capolavori qui della bottega Ferrari. Io cercherò di fare da cicerone per quel che mi sarà possibile. Qui Giuseppe Pancione da Penne, alcune sue opere. E qui le presentose abruzzesi. Qui siamo alla Bottega Domenicana, Vescovo Costanzo e Solomona. Eccoli qua. Bellissime le nostre presentose e gli altri oggetti. Qui invece questo bellissimo collier di Davide di Ruscio di Solomona, bellissimo collier. Poi qui abbiamo ancora la bottega Rotolo di Scanno con altri oggetti, gli stampi. Qua invece la bottega di Rienzo, sempre di Scanno, con questa meraviglia della meraviglia, questa conca tradizione del fiore della sposa, e una super super presentosa qua, un altissimo livello. Qui poi potete trovare tutti i dettagli se verrete. Qua invece una bottega La Guardia di Penne con questa rappresentazione dell'icona del Volto Santo, di Manopello credo che sia. Qui avete tutto il dettaglio. Salve, buonasera, prego. Invece qua Vitolo Evangelista, sempre di Penne, gli oggetti. E la bottega Rubini di Nereto con un altro bellissima presentosa. Ecco qua le bottega Andreoni di Giulianova, questo bel bracciale. Qui Antonio Zulli di Chieti con vari oggetti per terminare qua con la bottega Cardilli dell'Aquila, con questa rappresentazione di questo santo. Se poi vedremo di chi si tratta. Vari oggetti. Ok, passiamo alle stanze successive. Sempre un altro omaggio, si è dedicata a tutti gli artigiani che con il loro lavoro hanno definito un gusto, una cultura e un materiale a tutt'oggi riconosciuto nel mondo. Infatti il presidente Gianfranco Marsibiglio, che auspica il riconoscimento UNESCO per questa bellissima mostra che quest'anno compie il 50° anno. Insomma, non è un bel traguardo, mezzo secolo. Qui la sala Antonio Zulli. Lei è esperto però di questa stanza? Più o meno. Abbiamo trovato un'assistenza che... Mi vedo solo di alzarsi una mascherina. Sì, una mascherina, però questo non si capisce. Allora, ci puoi illustrare un po'? Allora, questa è una stanza dedicata al 50° anno della mostra. Ciao. Non ti preoccupare, tanto per far vedere che non sei una voce registrata, sei una persona viva. Tutti i pezzi che sono qui esposti ovviamente non sono in vendita perché fanno parte
delle collezioni delle fonti. Ci sono sale dove ci sono pezzi in vendita? Sì. Durante il corso della mostra, dove si trovano i prezzi, gli articoli sono assolutamente in vendita. Quindi tutti i pezzi che sono qui sono tutti delle famiglie, degli artigiani che sono stati i primi ad esporre nei primi anni della mostra. Il primo anno della mostra c'è stato nel 1970 e qui diciamo che abbiamo un po' tutta l'artigianato tipico, dal legno alla ceramica, alla tessitura, alla scultura in pietra, scultura in legno, rame, ferro battuto. Da dire che Guardia Grele è patria del ferro battuto, sono sì. il tipico del ferro battuto. E, tutti i pezzi che sono qui esposti vanno dal 1850 fino al 1900. Quello mi sa che è uno dei più recenti, che è dell'88. Ci sono dei pezzi che sono datati anche 1883 e 1922. Sostanzialmente questo. Di qua invece c'è un piccolo patio dove, dove è stata messa questo piccolo allestimento che è da sopra la chiesa, perché la struttura che in cui si presenta la mostra una volta era un convento e poi è diventato una scuola. E questa era la cappella in onore di San Giuseppe i gioielli che sono qui esposti sono stati prestati dall'oreficeria Verna di Guardia Grele. Dovrebbe essere di Guardia Grele, ma voglio dire una cavolata. In onore di questa scrittrice, Estella, che lei aveva origini abruzzesi, però era inglese, e quindi quando venne a fare il suo viaggio in Abruzzo scrisse questo libro dove raccolse tutto ciò che aveva visto nel territorio abruzzese, quindi dai gioielli tipici all'abito tipico alle varie illustrazioni. Benissimo, bravissimo, tranquillo, sicuramente l'ha spiegato meglio di me. Ok. Questo che cosa dovrebbe essere? Uno spiedo per la carne. Il famoso spiedone per la carne. Chissà come si usava questa cosa. Interessante. Questa è la cianna, la culla. Una culla. La culla antica fatta in ferro battuto e a mano. Una sedia storica. Quindi questa è diciamo una sorta di omaggio ai vecchi espositori. Benissimo. Vedi qua che da questa faccetta del Sacrario Bocca di Valle. La più recente fatta dai ragazzi di Arte Digitale. Questa è la riproduzione di ciò che si vede a Bocca di Valle con gli Appennini, il Sagrario Militare, che questo è il prototipo che fece Felice Giuliante, che è stato colui che ha progettato e costruito il Sagrario Militare dedicato ai caduti della Prima Guerra Mondiale che c'è a Bocca di Valle. E qua c'è il ponte, la fontanina e il percorso per iniziare la cascata di San Giovanni. Sì, che abbiamo fatto qualche volta. Bravissimo, grazie e buon proseguimento. Grazie a te. Adesso ci aggiungiamo le altre sale qua. Diciamo, il telefono acceso. Io? Sì, sotto che stai guardando. Va bene, allora. Salve. Sto cercando di fare un video della mostra. Se ci puoi aiutare. Non c'è problema. In questa sala cosa la troviamo? Allora, qua c'è la pietra della Maiella. Sì. È una pietra bianca, abbastanza facile da lavorare, da scolpire, morbida. Tra l'altro ho visto oggi un video di uno scultore di Castelfrantano, Lanciano, Antonio. È lui, eccolo qua, Antonio Di Campli, che
mostrava su un suo video sulla sua pagina Facebook la pietra scura, c'è anche una pietra scura, ah, cioè pietra che ha lievigato tipo una sfera lavorata al polio. Ah, ecco. Questa pedina qua, in base a vedere, ecco. Questa pesa di meno, questa di più. Vedi? E lui, ma era venuto tutto un po' quasi immacolato, insomma. Ah, vedi, grande Antonio, questo è il simbolo. Sì, questo è un esempio. Vedi qua dove sta? La porta sempre di legno, di ulivo. Bellissima questa riproduzione di Antonio di Cambri. E vendita a modico prezzo di 1200 euro, però insomma, si può fare una colletta, insomma, una colletta. Bene, grazie, scusami, sì, come ti chiami? Come ti chiami? Luigi, ti posso, vuoi salutare un attimo? Luigi che saluta i miei spettatori da pagina Facebook Abruzzo e Molise Doc. Allora Luigi, continuaci a spiegare sta sala. Allora, va bene, poi qua c'è la... Dopo la pietra, queste sono tutte opere di alcuni scultori della pietra della Maiella. Ok, sì. Qua. Ecco qua. E qua, questo è anche l'ha fatto, un altro scultore, Antonello Palmeria. Questo è bello, sta scacchiera. Anche qua, sto caminetto. E qua invece un po' di ferro battuto, sempre di artisti contemporanei. Bellissime arte ferro, venerabile. Aspetta qua, ci rivediamo anche noi. Salve! Benissimo, a posto. Grazie, buon proseguimento di serata. Ciao. Allora. Buonasera. Buonasera. Quale stanza, la prossima? Sì. Benissimo. Mi puoi illustrare un po'? Sì. Sto facendo un piccolo video per il mio gruppo Facebook. È già live, sì. Allora, che dopo comunque rispezzetto faccio più video e li metto anche sul canale. Ma intanto adesso se no devo staccare e attaccare. Vado. Vai. Allora, questo... Ti vuoi presentare? Se diventi famoso pure tu. Sono Sara. E vengo da San Martino. No, ci spieghi questa stanza che si chiama e che tratta? Allora, questa è la stanza della ceramica. Qui sono presenti tutti i pezzi appunto in ceramica che sono stati prodotti qui in Abruzzo da varie località. Abbiamo per esempio questa parte che appunto è stata realizzata da Castelli, che è sicuramente rinominata per la produzione delle ceramiche. E sicuramente si contraddistingue dalle altre per la presenza di questi paesaggi, questo uso dei colori comunque caldi, verde, giallo, blu, ma anche per esempio in quest'altra parte vi è un uso dei colori più stravaganti, come per esempio il blu, che comunque è difficile trovarlo nell'arte ceramica. Esatto. Qui invece abbiamo le ceramiche di Cacciagrano di San Giovanni Teatino e anche in questo caso viene utilizzato un colore un po' particolare, in questo caso il rosa, che è comunque molto apprezzato dai visitatori. Poi lì ci sono due rappresentazioni in ceramica che sono due, la pescivendola e la contadina. Bellissimo. Che sono due riproduzioni. E poi questo vaso, sicuramente le dimensioni un po' imponenti, notevoli, però esatto, costo un milione 5 di euro, mila. 5.000, bene. Esatto. Beh, certamente, se prossimo anno 100 euro un vaso, una cosa. Invece qui abbiamo le ceramiche di Liberati, maestro di Villa Magna, sì. Maestro di Villa Magna. Sicuramente della ceramica, sì, sì, uno dei che maestri. Si contraddistingue per il fioraccio. Sicuramente sulle sue rappresentazioni. Lì abbiamo il sì. Diciamo una specie di anche, sì, io ho un'amicizia personale particolare, apprezzamento per il maestro Buontempo. Là non c'è niente da dire. Appunto. Poi ci sarà una sala apposta, immagino. Esatto. E poi c'è questo tavolino, base in ceramica, e poi c'è il pedestallo in ferro battuto. Benissimo.
Grazie, sei stata bravissima. Grazie. Poi faremo una votazione, faremo votare i miei ascoltatori. Grazie. Presentatore più bravo, a chi tocca adesso? Meno male che ci siete, dispiace, sennò che io raccontavo la stagetta. Di che fa parte? Eh? Di che fa parte? Io sono un pizza Abruzzo food blogger. Quindi c'è un mio blog, il mio sito, e questo sto registrando qua live su un gruppo, si chiama Abruzzi e Molise Doc, il gruppo Facebook. Se vuoi ti puoi presentare. No, no. Fai a me, no, anonima, ma no, è una persona umana, non è un robot. Che ti chiami? Anna. Anna, non possiamo dire. Anna, dove ci troviamo? Questa è la stanza del ricamo e del tombolo. Quella è la scuola di campo di Guardia Grede. Questa qui? Sì, sì. Ecco qua. Tutta la parete, diciamo. Sì, sì. Questa è una scuola di tombolo guardiese che non conoscevo, non sapevo. E questa invece è l'Associazione Culturale delle Arti Antiche, che è una scuola di ricamo. Ma scusa, pure questo è fatto a tombolo? Sì, tutto fatto a tombolo. La curiosità della signora. Mamma mia. La mia signora che pure si diretta. Ha un ginetto. Ha un ginetto. Vabbè, ah, si diretta a tombolo. Questa è la maschera. Questa però che c'era solo là. Ok. All'Aquila. E qui? E questa è la scuola di l'Associazione Culturale delle Arti Antiche, che è una scuola di ricamo. Sempre di qua, qui c'è una sala multimediale, ok, prendiamo giusto uno sguardo, ok, qui racconta un po'. Qui credo di sapere dove sono, immagino. Prego, buonasera. Buonasera. Ti chiami? Giovanni. Giovanni, anche lui è una persona umana, non è un robot. Dove ci troviamo? Allora, questa è un'altra stanza che è dedicata alla ceramica. Sì. Ci sono ceramiche che vengono da diversi luoghi dell'Abruzzo. Abbiamo la ceramica di Castelli. Sì. Poi abbiamo la ceramica tipica di Rapino. La ceramica? Tipica di Rapino. Ah, di Rapino, sì, sì, sì. Poi abbiamo la ceramica di Santa Rita al Mare. Sì, del maestro Buon Tempo. E abbiamo un altro sempre da Francavilla che è Santa Lucia. Questo non lo conoscevo. E si differenziano tutti appunto per il modo di dipingere, sì, e sì, dello stile che esprimono nel dipingere, gli oggetti. Benissimo. Perfetto, grazie. Prossima sala? La prossima sala è quella in fondo. Ok, c'è qualcuno? Arrivederci. Poi ritorniamo sempre da qua, usciamo fuori, non so se... Wow, che bello! Che bella sto... Buonasera. Buonasera, ciao giovanotto, come ti chiami? Augert Belba. Come? Augert Belba. È un nome facile, proprio facile, va bene. Allora, dove ci troviamo? Che cosa c'è in questa stanza? Questo è il Duomo di Milano, rivisitato da Antonio Palmieri di Pretura, bottega Mastro Tonino, è stato realizzato in sui 30 giorni. E in legno questo? Sì, interamente in legno. Mamma mia, bellissimo. Sì, bello, sì. Poi, cos'altro c'è? Questo è un Gio. Del Gio, questo interessa a mio figlio, fa sacerdote. Riparato da Amico Padialone, restaurato. Ah, nell'antico è stato restaurato. Sì. Poi queste sono dei cornici, questa è ricoperta in foglie di rame con tinte naturali, uno specchio al centro. E queste sono lamine di oro 22 carati purezza con tinte naturali. Questo è un Cristo. Questa invece è stata realizzata da Caruso. Ecco, varie cartine. Sì. Poi queste sono delle stampe calcografiche. Stampe? Calcografiche. Calcografiche. Calcografie. Ho capito.
due sono dei portagioie e questo è un centro tavolo. Due portagioie e un centro tavolo. E questa è una scrivania cardina inizio dei primi del 800. Benissimo, capito? Don Angelo? Grazie. Niente. Ciao. Proseguiamo qua, sì? Ok. Se sale. Vedi? Mamma mia. Allora, qua. Nostra riproduzione. Sia della presentosa, la macchinetta caffè, questo un artista. Venerdì Santa Chieti, guarda cosa bello quello. Ti fatto di canne. Ah, quello è bello, guarda Venerdì Santa Chieti. Questo signore qua, Giuseppe di Iorio. Trabocco. Ovviamente stando di Chieti. Qua, rapporto tra l'uomo e l'altro. Salve. Si va sopra, si va sotto. Si va sopra. Non si va sopra. Sui tetti, e guardi a grele qua. Saliamo. Guarda che bella. Questi libri, guarda qua. Guarda che bella questi dei libri. Mi è stato messo tutto al contrario. I vari testi. Ora ci affacciamo sul cortile della nostra. Bellissimo. E là la maiella. La nostra bella maiella, guarda. C'è ancora un pezzo da monte. Ciao! Sì, sì. Salutate gli amici di Abruzzo e Molise Doc. Dalla mostra. È bellissimo quest'atrio. Proprio bello. Guarda come c'è la montagna. Vedi, qua. C'è la bella maiella lì. Eccoti. Bellissimo. Mamma mia. Ok. Che bello, lo house. Sì. Vero? Sì. Va bene, proseguiamo. Bello, bello. Allora, dove ci troviamo? Qua? Buonasera. L'arte moderna. Ah, queste sono quelle qua moderne. Qua partiamo sull'artistico. Anche se questo mi sembra un pezzo modernissimo. Una reinterpretazione abbastanza astratta del viaggio dei profughi. Mare Nostrum, diciamo, questa opera, insieme a quell'altra. Lo stesso, sono due opere che viaggiano insieme. Sì, esattamente. Benissimo. Questi sono quelli dell'artista. Chi è l'artista? Dove sta scritto? Grunert, tedesco. Questo qui. Georg Christoph Grunert. Come mai vado a esporre qui? Questa è perché sta scultore. Ah. E invece questa è di Rapino, questa artista. Questa arte povera rappresenta l'incontro tra terra e cielo. Bellissimo, molto bello. Grazie. Proseguiamo di qua. Sì, ci sono altre due stanze. Grazie. Salve. Qui sono altri artisti. Moderne. Sì, non l'avevi vista prima. Sì, lampadine, che bella. Scusa, che ci sta? È la chiesa che sta. La chiesa di Santa Chiara. Che sta sotto. Appunto. No, Santa Chiara. La chiesa che è di San Giuseppe è quella ragazza. Ah. Santa Antonucci. Alessandro Antonucci, arte e mostra, bellissimo, guarda. Signora, bene. Qua, nostra facciata panoramica.
lì in fondo tutta, fino al gran sasso, possiamo vedere, là, chi lo vede, una stanza un po' rumorosa, c'è cioè del mare. Mare di plastica, ah, vedi? Ah, una passerella sopravvivente con un pontino che ci porta fino a 100 questi. Portano il simbolo di Satoru, un po' sicuro, alla cura dell'ambiente. Ma questo, capite, il mare di plastica, questo, tutte le bottiglie di plastica stanno nel mare, vedi? Tutte le bottiglie di plastica. Vedi? Qua si porta. Ma... sì, lui l'ha reso bella sta cosa, però ci deve far riflettere, capito? Sulla, sul mare inquinato. La passerella, vedi? Sì. Penso che dobbiamo riscendere. Buonasera, adesso, salve, ciao, buonasera, che cosa possiamo vedere in questa, ammirare in questa stanza? Questa stanza è chiamata Urban Jungle, diciamo che c'è un richiamo al mondo animale e vegetale, dove i colori vanno diciamo dal blu. Cioè, gli artisti attraverso la ceramica e altri oggetti, esatto, o materiali. Esatto, vogliono diciamo richiamare la natura, la vegetazione, diciamo, infatti i colori variano dal blu al verde, abbiamo vari tipi di oggetti come la ceramica, e quadri con ricami e dipinti e ricami, vari tipi di, diciamo, di oggettistica design, come anelli bracciali, eccetera. Poi abbiamo anche delle mascherine moderne, diciamo, in pelle, sì, uh-huh, di cuoio. Tipo un po' sadomaso. Sì, esatto. Vabbè, mi sono espresso io. Qui abbiamo delle cinte. Cinte, sempre rimanere in tema. Sì, no. Con delle onde, diciamo, che è un richiamo a questa scultura che abbiamo qui, che è una sirena con una lira, che sono una lira, fatta in resina da Antonio di Campi. Eh sì, sì, questo è il mio paesano. E lui stesso ha sempre messo sta cosa qua, no? Sì, sì, sono... espone in questa cosa, sì. Ah, cioè questo si è abbinato alla casa della cintura. Esatto, come delle onde del mare, insomma. Esatto. Sì. Ma vedi, questo è lo scegliete, messo. Sì. Benissimo, molto bella. Io non sono un grande esperto di arte, però ammiro e promuovo anche, immagino un po' tu, tramite la pizza, le bellezze dell'artigianato artistico abruzzese. Come si chiama il canale? Abruzzo, gruppo Facebook Abruzzi, con la I, perché si chiamava Abruzzi, e Molise Doc. Ok, grazie. Gruppo Facebook, potete vedere. Oh, adesso tanto la live la lascerò lì, poi il video lo scarico, sì, lo spezzetto in più parti per il canale. Buonasera. Eccoci qua, questa è bellissima ragazza. Si chiami? Miriana. Miriana. Allora, sì, questa è la stanza shabby chic, ossia la stanza dell'eleganza. Infatti qui mi dà moltissimo i completi d'arredo, bigiotteria e le sculture che sono accumulate da un linguaggio romantico ma allo stesso tempo elegante. Inoltre, anche come possiamo vedere, il bianco comunque rappresenta la purezza e l'eleganza. Benissimo.
sempre vari. C'è il mio signore che apprezza sempre oggetti ricamati. Questa è una scultura del cuore, progettistica per il vino. Anche questo baldacchino comunque. Letto di una volta. Esatto. Anche la decorazione a fiori comunque risalta molto in linguaggio romantico. A pensare che io avevo un letto così di mia nonna. Peccato. Invece questa è la stanza iconica ironica, ossia la stanza iconica ironica. Perché in questa stanza la tradizione viene elaborata in un linguaggio iconico, colorato e leggero. Infatti, diciamo, le opere più importanti che rappresentano ciò sono questo Salvapecunia, che non è rappresentato con il classico maialino, ma con la pecora, uno dei simboli d'Abruzzo. Oppure anche questa grotta di San Rocco, che è rappresentata in forma stilizzata. Altra opera anche molto importante di questa stanza è sicuramente la rivisitazione della tipica donna abruzzese. Questo è un dispenser dove da questi buchi si possono sentire tutte le aromi d'Abruzzo. Benissimo, molto bello. Questa ceramica di Santa Lucia, sempre sì. Di Franca Villalmar. Qui abbiamo la ceramica di Castelli. Questi moderni castelli. Esatto, anche... Abbiamo qui vasi di Simonetti, ovvero le fanciulle d'Abruzzo. In pratica Simonetti si è ispirato a Summa e ne ha rielaborato ovviamente questo linguaggio contemporaneo. Benissimo. Anche questo piatto di Liberati, che è un mandala. Bellissimo. Poi abbiamo Zenobio anche, che è un pittore mosaicista, che riprende gli arredi della casa e li rielabora attraverso il mosaico. Benissimo. Un mobile. Sì, vabbè, qui abbiamo anche il design. Bellissimo. Casantone con i suoi palloncini. Bella questa casa, molto, mi piace. E vabbè, ovviamente le mascherine per rimarcare il nostro periodo. E grazie. Aiutate dalla Ciccolini. Grazie tante. Sì, vi ciao. Arrivederci. Grazie mille. Ok. Grazie anche a te. E proseguiamo il nostro viaggio per le stanze qua della mostra. Ci siamo quasi, penso, credo. Sì, ok. Buonasera, ciao. Allora, questa è una... Allora, qui abbiamo una riproduzione della... Buonasera, ciao. Buonasera. Come ti chiami? Gianmarco. Gianmarco, tranquillo. Sì, sì, sì. Allora, qui stavi dicendo ci abbiamo una riproduzione della Torre di Pisa, fatta dagli degli artigiani di Rapino. E invece qui abbiamo... Chissà come mai hanno avuto questa idea di rappresentare la torre. Sì, sì, esattamente. Sì, sì, ma come mai avranno avuto quell'idea di rappresentare quella torre? Chissà. Qualcuno era stato lì e gli è rimasto impresso. E invece qui abbiamo l'area musicale. Qui abbiamo una tromba, un flicorno, prodotti da... strumenti, cioè degli strumenti musicali cosa nobile. Sì, si producono proprio lì, ancora? A Francavilla, quando si dà a Francavilla. Questo invece è un contrabbasso che è prodotto all'Aquila da Dato Iannelli. Quello è lo Dubot. Quello è il Dubot. Il famoso Dubot, il prodotto dalla famiglia della Noce in provincia di Trevo. Quello invece è un violino che è prodotto da Gino Sfara. E invece quella tromba sempre dalla Casa. Benissimo, grazie tante. Di nulla. E arrivederci. Qua, oggetti antichi, antiche attrezzi. Buonasera. Buonasera. Siamo sempre noi qua. Buonasera. Buonasera.
Da dove vogliamo cominciare? Chi comincia a spiegarmi allora, qualcosa? Questo è il reparto di oreficeria? Sì, buonasera. Allora, buonasera. Come ti chiami? Io sono Valentina. Valentina, benissimo. Allora, questa è la parte più, diciamo, tradizionale, mentre a fianco troviamo quella più moderna. Okay. Allora, tra i gioielli più importanti c'è la presentosa, che è il gioiello tipico d'Abruzzo. Sì, in varie forme. Esatto. Questa che è bella qua. Ci sono anche le sciacquaie, che sono anche gli orecchini, diciamo, tipici d'Abruzzo, indossati dalle donne abruzzesi, come tradizione. L'innovazione di quest'anno è il reparto di gioielleria erotica. Dove sta? Questo è interessante. Dove sta qua? Sono dei gioielli che poi si trasformano in oggetti che possono essere utilizzati con il partner. O per l'amor di Dio. A una certa età, guardate chi era, si vede? Le frusta qua. Interessante sta cosa. L'artista, dobbiamo approfondire la conoscenza, quest'artista. Quindi qua c'è tutta la roba tradizionale. Bellissima. Amore, ti piace qualcosa? No, scegli. No, grazie. Già ce l'hai, già ce l'hai. Ce l'hai già. No, no. È un altro oggetto tipico, il l'amorino. Ecco, questo. Può essere sia utilizzato come regalo, simbolo di pegno d'amore per il partner, oppure come, diciamo, una sorta di portafortuna. È un amuleto che viene regalato di solito alla nascita. Questo. Si chiama l'amorino. Sì, è l'amorino. C'è un piccolo amore. Benissimo, diciamo che il giro abbiamo completato, credo. Sì, oh, no. Poi c'è la parte moderna. Scusate. Buonasera. Ciao, ti chiami? Mario. Mario. Questa è la parte più prima, sempre dell'orificeria, dove diverse botteghe con gioielli che però hanno una natura più moderna, come si vince. Però è sempre attuale. Sono sempre i miei amici. Delle donne, no? Guarda che crocifisso. Vista. Questo mi piace. Guarda cosa là. Allora, questa è la stanza del sociale. Tutti gli oggetti che trovate qui in esposizione andranno, il ricavato andrà in beneficenza. Gli oggetti in questi scaffali sono stati dai pazienti della residenza psichiatrica che abbiamo qui a Guardia Greda, come le magliette lì in fondo. Questi invece sono stati creati dal centro di aggregazione psicosociale di Sant'Onofrio a Lanciano. Abbastanza. Grazie. Queste invece sono delle borse delle shopper di solidarietà e sono della Cari. Ok. Salve. Arrivederci. Arrivederci. Qui dove ci troviamo? Un'uscita? Sì. No, c'è un'altra stanza. Ah, benissimo, qui ci sta in questa stanza, sì. Se facciamo il giro completo. Thank you.
Ciao. Ciao ragazzi. Buonasera. Ci abbiamo qua. Sì. Eccola qua. Bellissima. La lampada. E buon tempo. Ceramiche del maestro. Bellissima. Un grande effetto. Bello, bello. Questa è bella. Pesciolini. Morta. Ok. Giardino, forse tre scale, tac, testa cosa, forse tre scale. E bel giardino qua. Guarda che bel giardino che hanno ricreato qua. Bellissimo, sì, questo quest'atrio. C'è tipo un percorso, vedi, che si può fare qua, vedi? Uno passa in mezzo al bosco qua, passa e ripassa, c'è il sentiero. Divertente. Buonasera, dove siamo arrivati? La stanza del sociale. Il sociale, sì, il sociale. Che ci sta, che si fa? Qua, diciamo, è una stanza che abbiamo dedicato ai ragazzi disabili del nostro ospedale, anche perché tutti gli oggetti qua esposti sono stati realizzati da loro, in modo che alla fine di questa mostra rialziamo sia i fondi e sia li aiutiamo in altri modi. Per esempio, i ragazzi che non possono uscire spesso, li organizziamo un'uscita con tutti i soldi che abbiamo guadagnato. Benissimo, bravissimi. E qui invece... Questa è la stanza del concorso, ma anche la stanza dei licei. Anche perché abbiamo organizzato un concorso in occasione di questo 50° anniversario. E sulla destra possiamo vedere tutti i manufatti che hanno partecipato. E sulla sinistra tutti i manufatti dei licei artistici abruzzesi. Mare e monti. Il tema non c'è stato un vero e proprio tema, gli è semplicemente stato chiesto di rispettare quelle che sono le tradizioni abruzzesi, quindi di rappresentare proprio la tradizione. Addirittura provincella dedicata al coronavirus. Bella questa. Parizzi, la scuola di mia figlia. Sì, questa? Questa. Tanto lavoro, tanti bei lavori. Bellissimo. Il giro, si può dire, concluso? Sì, questo alla fine conclude. Alla fine ok, l'uscita. E c'è di lì. Ok, grazie ragazzi, gentilissimi a tutti, un saluto e buon lavoro. Grazie. Ciao, grazie.